Infatti anche quest'anno vedrete quanto è interessante questo oroscopo. E così anche nel lavoro, e tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Lo disse anche l'oroscopo della TV di Stato, coi positivi grafici dell'anno appena entrato. Il profeta Paolo Fox lo lesse nelle stelle. La decade iniziava con le notizie belle, una storia d'altri tempi di quell'annunciatore, perché oggi l'oroscopo è più sacro di Padre Pio, quest'anno è sempre carnevale, a Riccione come a Rio. Estate in maschera, idea pacifica, che sulle spiagge scambieremo il bacio in plastica, si fa ginnastica, ci si moltiplica. Per l'emozione cambieremo anche la metrica. Estate atipica, crescita storica, dei nascituri nell'annata piroforica. Diventa un cocco. Lo stavo aspettando. Va bene alla malattia. Ammazza sti cinesi che so. Lo dice anche la Cesara sulla TV del 5. Il peggio ormai passato, ma stiamo fermi comunque. Il sintomo febbrile dell'anno bisestile ci ha lasciati in mutande, da dietro le serrande, una storia d'altri tempi di quell'annunciatrice. Perché il rischio è serio, lo dico solo io, quest'anno è sempre carnevale, a Riccione come a Rio. Restate in maschera, ci si modifica, fare la spesa in tenuta infermieristica, idea turistica piuttosto impavida, partire ora per andare in Sud America. Oh yeah, buon vita. Così è fantastica, antonomastica, la visione di un'estate catastrofica.